Ciao, benvenuti sul mio vlog. Mentre sto passeggiando in Sila, mi è venuto in mente che c'è una storia veramente molto interessante che non vi ho ancora raccontato. Qualche giorno fa, a Santa Caterina dello Ionio, sono andato in una vecchia casa, in un casale in realtà, è un rudere, per dire una mezza rovina, che un tempo apparteneva al barone, vediamo che mi si ricorda il nome, allora, al barone Leopoldo del Balzo Squillacciotti o Squillaccioli, non mi ricordo. La storia particolare su questo è che questo barone, questo nobile appartenente a una casa nobile napoletana, una delle sei più importanti veramente, lui ha perso l'intera proprietà, tutta la valata, compreso la casa, i lavoratori, tutto quello che ne apparteneva in una sola notte di poker. Sì, una sola notte di poker lui ha perso tutto. E noi siamo andati a visitare questa casa. C'era Leonora, c'era Nico, Federica e poi un architetto amico che si chiama Massimo che ci ha fatto vedere questa casa. E la cosa particolare è... Beh, vedete il primo pezzo. Come hanno fatto a conservarsi? Eli, questa è la si legge pure la lavata, poi fanno la fotografia e poi te la guardi. Con Maria del Belgio, questa la devi riprendere. Ci vediamo, giornali del 1920, perfettamente intatti. 1900, sei riuscito a leggere la data? No, non ancora, non la sto trovando. Aspetta, qua c'è il Corriere della Sera. No, cos'è? Fidanzamento del principe, la principessa, quindi... Quindi stiamo parlando di... Meno 1920, così? Sì. Pubblicità, Fernet De Vecchi. Fernet Branca. Che cos'era che ha detto questo? Una botte per il vino? Un tintino. Lì premevi il vino e poi usciva. E quindi poi lo mettevi nelle botti una volta. Pazzesco. Che rimaneva tutto lì dentro e poi sì, da lì... Poi sì. E poi da lì Madonna, è tutto rimasto, cioè non è che hanno per dire tutto svuotato, sono andato. No, no, è tutto rimasto. Com'era? Sì, è un cantinotto. È un cantinotto, sì. No, ma guarda che come ha fatto, ah! A resistere! A resistere! Avete visto? Non è spettacolare? La cosa più particolare è che quei giornali che voi vedete attaccati sotto soffitto sono del 1920, sono perfettamente mantenute, si sono conservate nel tempo, non so neanche come hanno fatto, e la casa stessa è uno splendore. È una storia breve, è una storia curiosa, ma la parte più bella veramente è quella della poesia, perché questo barone, una volta poi capito che aveva perso tutto in una sola notte, lui ha poi scritto questa poesia sul muro della sua camera, dove rammarica la sua idiozia. Beh, insomma, si è reso conto che in una notte aveva perso tutto. Ah, questa invece
è la poesia che ha scritto il barone dopo aver realizzato di aver perso tutto. Leggo. Qui mentre il sol discese e l'ombra veste i piani e i profumi m'arrivano degli aranceti in fior, io errante peregrino. Ok, errante peregrino, incerto del domani, seguo la prima tappa del lungo mio dolor. Qui l'immaginario scopre di giovinezza lampe. Io faccio fatica a leggere questo. Scintillano di ricoperti della primeria età. Quando spazia, quando, cosa c'è scritto lì? Ho davanti la foto. Quando? Quando spazia. Aspetta che vengo. Nel verde della poesia dei campi. No, non dei. Non lo so leggere questo. Aspetta che suonava in una voglia segno di libertà. Se tu potessi, o vecchia terra dei miei, dolci ruderi, le fatiche, cadro, le sudori, di sudore. Dov'è? Non che tu augurio, tu di speranza sei. Domani, donar benigra pace. No, sì, pace. Io proprio la trascrizione. Al secondo lavoro. Sì, al secondo lavoro. E qua è difficile. Sì, in qui. Se questa. No, in che questo. Che mi trovo. Se sì, questa. Se questa che mi trovo. Che apri. No, se, mi trovo se, quiete. Che qui se, trovo quiete. Sì, sarà. Perenne e di tranquilli giorni. Lavar pur l'avvenir. Al divino silenzio del pian verde e solenne. O vecchia e cara terra, io qui verrò a morire e nuovo tanto, non so, scusa, da te rinnovellato, sì, farò qui e rintrovare la a ritrovare la favola gioventù, no, la feconda gioventù. Qua ce n'è un altro comunque che parla avrei di storia d'amore, che più di più dormir. No, è troppo bella però. È incredibile. Poi se andate a cercare il nome in rete troverete che questa persona ovviamente in primis ha esistito veramente e che poi ha avuto anche un ruolo importante anni dopo, nel 1923, nello scioglimento del Parlamento a Reggio Calabria. È un personaggio questa persona. Poi effettivamente aveva anche addirittura, per quanto ho capito, un aereo. Lui arrivava in Calabria con un aereo, aveva una piccola pista privata dove atterrava con il suo aereo. Anche questo l'ha perso in una notte di poker. Se ti è piaciuta questa storia, metti un like. Se magari sai qualche particolare, sai qualcosa di più, scrivilo nei commenti. Apriamo la discussione, magari qualcuno sa un altro pezzo e ne parliamo. Adoro queste storie, troppo curioso. Alla prossima, ciao!